sono Maggio per la rubrica che ci porta a capire se è un gioco da acquistare, mettere in wishlist in attesa di tempi migliori o ignorarlo. Andiamo a vedere Escape Dream, un indie, perché è un gioco veramente fatto con tre idee in croce ma molto carine, con due pixel in croce ma molto carini, con un colore, no, i colori ci sono, vabbè, comunque un gioco che costa veramente poco, un try and error di quei giochi dove si cerca di andare avanti e si muore di continuo, ci segnano quante volte siamo morti, che c'è il timer per fare le speedrun, insomma quei giochi che sono fatti per chi si vuole divertire a tirare cazzotti nella scrivania dopo una giornata di lavoro o di studio. Andremo a vedere le prime fasi di questo gioco per capire se appunto merita l'acquisto o meno, e ci andiamo a vedere. Eccolo qua, il nostro bellissimo personaggio. Che meraviglia, con questa tutina da coniglio rosa. Oh, cosa è successo? Non riesco a svegliarmi da questo sogno. Penso che sia il tempo di... Oddio, devo svegliarmi per andare a lavoro? Non è che abbiamo l'help, ci dice cosa premere. Ma soprattutto abbiamo da cercare di scappare da questo posto assurdo. Un gioco, un try and error pazzesco, nel senso di veramente sclerato, perché siamo all'interno di un sogno, e come tutti i sogni che si rispettano, c'è qualcosa che non va, perché non è che siano proprio, eccoci, sapevo io, non è che siano proprio coerenti i sogni, no? Quindi c'è da tornare al checkpoint, vedete? Queste bestie ovviamente se ci vengono addosso ci fanno male, vedete, noi abbiamo una barra alla vita, l'ho fatta apposta, per farvi vedere che, insomma, non è che so pippa io, Oh no, per carità. Come vedete c'è anche un timer, c'è un conto dei failure, quindi ci potete fare le speedrun se siete bravi o potete arrivare in fondo se siete meno bravi ma anche senza correre. Passare attraverso quei cristalli fa invertire la gravità e questo è molto molto grave. Olà, e ora dove devo andare? Oh no? Di qua? Ok. Il mondo intorno a noi è veramente scleratissimo. Per ora c'è poco da vedere, ma vi assicuro già da adesso l'ho provato, non è che sono imparato dalla nascita, L'ho provato un pochino prima e guarda che figata, ci permette di fare questa cosa, abbiamo raccattato, ci permette di piegarci in due stile Matrix, e che noi dobbiamo raggiungere l'uscita di questo sogno terribile, questo è lo stage 0, praticamente il tutorial è già un qualcosa di non troppo semplice da fare, almeno per le mie facoltà mentali. O no? Ci sono dei segnali scritti da qualche parte che vi aiutano e non si sa neanche chi possa aver scritto queste cose. View, wide field of view, ok, guarda in maniera più ampia. Oddio, morto subito, ucciso dalla grass, dall'erba. Si può morire per qualunque cosa, è incredibile in questo gioco, ok? Ok, direi che di qua non ripoppa subito, perfetto. Aia! Ah, qui abbiamo dei numeri. Abbiamo dei numeri e... Oh, 6 meno 3, 3. Ok. C'è qualcosa scritto anche qui, 8 più 1, 9. Perché le altre caselle sono fittizie. Ma qui non c'è scritto niente. Ah no, perché è scritto su quella dopo forse. Nemmeno, 4 più 4, 8. Vi assicuro che se andate su quella sbagliata cadete e morite. Si stanno ribaltando le noise. Si stanno ribaltando le cose qui. Gli scarafaggi Oh, allora. E allora, dov'era il checkpoint? Dimmi che non devo rifare le somme. Meno male. No, devo rifarle. Ma è terribile. È terribile tutto ciò. Che ci dice? 4 più 4, 8. Vai. Qua non c'è numeri. Poi 3 più 2, 5. Ok, centrale quindi. Qua nulla, niente numeri. Ti intorti dopo un po'. 6 meno 3, 3. Di qua. Oh là là. Oh là là. Dove sono? Che Kaiserslautern. Aia. 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 Voglio non morire. Aiuto. Quale insidia si scelerà dietro sto coso? Cambia la gravità? Oh no? E quindi devo guardarmi intorno, cosa c'ho? Ok, cambia la gravità, quindi da qua c'è quella lì. Oh, perfetto. E ora? Mamma mia, ma perché è così complicato? Ma perché io mi metto a giocare a queste cose più che altro? Ma sarò stronzo. Che è successo? Si è incazzato qualcosa? Oh no? Via, 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 via. Non so cosa sia successo, ma non è bello. Che cosa sei te? Sei una cosa positiva o negativa? Ce l'ho nell'inventario? Cos'è H1? 2? Ma è un emote questo. Non mi consente di fare nulla, ma è bellissimo. Ma è fantastico. Ma è bellissimo, basta.
Ok, basta. Capito, capito. Allora, che dice qui? Green, verde, ok. Verde va bene. Rosso immagino di no. Immaginavo bene. Ok, andiamo sul green. Non c'è lo scatto più veloce? Questo diventa verde. Ok, e allora ma sei... Majo! Majo! Ti ammazzi, Majo! 4 minuti e 41 di pura sofferenza per ora. Diventa verde. Bravissimo. E sì che sennò, mo mica me ma... Bravo. Bisogna avere un po' di pazienza, in realtà. Se avete pazienza, verrete ricompensati in qualche modo nell'universo. Che c'è? Oh no, c'è un cambio di gravità? Di nuovo? È una cosa grave. Ok, siamo dentro un sogno. Ma che so... Ma io le volevo solo vedere. Stavo soltanto cercando di capire. Cosa sono? Sono dei molleggiati, mi guardano malissimo. Che si schiantano, ok? Oh, mi one-shottano! Mi one-shottano! Non ce la farò mai a finire sto livello, lo sapevo, è troppo difficile. Mi posso bypassare passando da dietro? No. Mi sono risposto immediatamente, fantastico, no. Non si può, perché tirano fuori queste cose, per cui non si può. Allora, conviene fargli fare la routine. Aia! Eh no! Eh no! Aia! Non infierite sul corpo! Schiantati! Siamo lontani, vero? No, mi devo mettere di lato lì. Ok, ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito. Ho capito di non aver capito. In realtà fingo di aver capito, ma non ho capito realmente. Aia! No, è troppo di lato. Meno di lato. Quasi ci siamo, ma non così tanto di lato. Ok. Perfetto. Vabbè, sei stronzo, Majo. Allora lo dici. Dici, guarda, sono stronzo. Perfetto. Meraviglioso. Ok, è un try and error. Ok, è bello vedere soffrire la gente. Ma sto proprio sbagliando pesantemente. Vai. 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 Vieni a vedere che t'ha fatto. Che è successo? Finito lo stage? I think I can wake up from this dream, ok. Basta che passi il portale e mi sveglio dal sogno, dice. Ok, quindi facciamo un balletto in stile Virtual Insanity. Perché? Perché è molto insanity. Ma non riusciamo ad arrivare al portale. E quindi? Che devo fare? Devo ballare, forse. Vogliono che tiri fuori scarafaggi e balli. No, non è quello. E quindi cosa devo fare? L'ho bloccato? Ah... Devo saltare, non posso camminare. Perché è un sogno, nei sogni succedono le cose più assurde. Cioè succedono le cose che non riuscite a ricollegare. Perché c'è una cosa che non è legata a quella dopo. C'è tutte le cose più assurde dell'universo. Tipo, gli scarafaggi che ballano intorno alla lampada. Se aggiungo anche i miei. Ma che bella immagine di gruppo. Ma che bella immagine di gruppo, eh. Che bella immagine. Voglio ballare con lui, voglio ballare. Mi metto a ballare con lui così, guarda. Ah, che bellezza, guarda. Sexy lady. Oh. Direi che questo video introduttivo su questo gioco delirante si interrompe qua. Spero che sia servito a capire se siete da rinchiudere alla Neuro o meno. E a comprarlo, metterò wishlist e ignorarlo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ora ballo un po'.